Il porto turistico di Roma è per il quinto anno la sede del Baskers Festival. Riempiamo nuovamente il porto turistico di emozioni, di bambini, di famiglie, e la cosa bella di questo grande show alla quinta edizione è che mette tutti sullo stesso piano, non c'è differenza, e gli adulti, i nonni, gli anziani, i bambini ridono e scherzano alla stessa maniera, e gli adulti si ricordano che forse sono stati bambini anche loro. Gli artisti hanno intrattenuto il pubblico esibendosi nelle loro 7 postazioni, ma hanno anche offerto un quadro d'insieme nella coloratissima sfilata, seguita da tanta gente ed anche dal presidente del Consiglio Municipale Paola Pau e dall'assessore alle politiche giovanili Andrea Morelli. La manifestazione ha trovato anche la collaborazione dei comitati di quartiere Lido Centro, Stella Polare Nord e Giardino di Roma, di realtà associative quali l'associazione Una Breccia nel Muro, la Lipu ed Ostia Clean Up e del fotografo Pino Rampolla. Com'è stata questa sfilata? È stato un evento molto particolare perché mette in mostra tante abilità circensi, insomma, e musicali. Eventi del genere magari ogni trimestre farebbero bene al territorio. Com'è stata questa sfilata? Bellissima, i Cracca Sound si riconoscono subito dal suono e poi gli artisti di strada e hanno colorato ancora di più la parata. Con le bambine che si sono ancora più divertite a ballare e adesso cercheremo di insomma vedere i vari stand. Com'è stata questa sfilata? Bellissima, molto bella. Hai seguito la sfilata? Sì, è stata bellissima. Che cos'è la cosa che ti è piaciuta di più? L'uomo con la sfera me l'ha fatta prendere in mano, era pesantissima e lui la prende come se fosse una piuma. Un evento che ancora una volta ha proposto la grande spettacolarità dei numeri degli artisti di strada. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbì.